Un sospetto è stato fermato per la sparatoria avvenuta a Fredericton, in cui sono morte 4 persone. Le leggi sulle armi da fuoco in Canada sono più severe che negli Stati Uniti, ma questo non è servito a ridurre negli ultimi anni il numero di reati commessi con pistole e fucili. Il mese scorso un uomo armato di pistola ha ucciso 2 persone in una strada di Toronto, ferendone altre 13 prima di suicidarsi. Sempre a Toronto quest'anno ci sono state 241 sparatorie con 30 morti.